Amici, oggi, prima di andare in mensa, una persona speciale ci racconterà i segreti di un menù che viene dal Messico, che poi gusteremo insieme. Faremo così il giro del mondo seduti a tavolo. Nella Sierra Morena, cielito lindo viene nadando, con par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando, con par de ojitos negros, cielito lindo. Ciao ragazzi, bienvenuti a la cucina, o como se dice en español, bienvenidos a la cocina. Yo me llamo Letizia, sono de México, de la città de México. E sono qua in Italia per imparare un po' più della cucina italiana. E mi piace moltissimo il cibo italiano, la pasta, la pizza, tutte le salse, il pomodoro. E voglio diventare chef quando sono più grande. Sono qua in Italia per fare l'ALMA. Ho fatto 2 mesi alla Scuola di Cucina Internazionale di ALMA. L'hai imparato un po' le basi della cucina italiana e dopo è entrato a una stage di 4 mesi per imparare più e più la lingua italiana, perché quando è arrivato qua non lo sapevo niente. Quindi ho imparato in questi 6 mesi tutta la lingua che posso parlare adesso, che non è tantissimo. Sì, ho imparato tanto della cucina. Vuoi sapere dove è Messico? Dove, qualcuno mi può dire dove è Messico nel mappa mondo? Dove è Messico? Qua, in America Centrale. Messico è sotto gli Stati Uniti, è un paese troppo grosso, è 6 volte le dimensioni d'Italia. E abbiamo tanti culturi, tanti sapori, tanti colori. La città più importante del Messico è Città del Messico, da dove sono io. E abbiamo tanti culture, tanti colori, tanti sapori là. E un lugar che è troppo bello è Cancun, che è una piaggia a Yucatán. È bellissima. Città del Messico è bellissima, anche abbiamo tanti musei là per visitare. Il nord di Messico è bellissimo, quello che è con la frontera degli Stati Uniti è bellissima. Da Messico c'è una città che si chiama Ensenada, che è sì denominata come città UNESCO della gastronomia. Questa città è bella, è al nord di Messico, come lo puoi vedere qua dice Ensenada. Quella città è troppo importante anche per tutto il vino che si lavora là, vino rosso più, come il Cabernet Sauvignon, il Cabernet, tutte le uve di rosso. Messico è troppo lontano da qua, da Italia. Per andare a Messico deve prendere un aereo che è più o meno 12 ore. Prima deve andare a Madrid e dopo di Madrid deve andare a Messico. Quindi 2 aerei. È lontano, ma è troppo bello di andare, si può andare qualche volta. Sei tutti benvenuti a Messico. Sai che noi possiamo abbracciare quando arrivano a Messico, perché noi le messicane siamo troppo felici, non piace il straniere, compartire un po' della nostra cultura. Ok, questa è la bandiera da Messico. Non lo so se le ricorda qualcosa a voi, qualcuno dire? Ricorda la bandiera dell'Italia. Sì, è troppo similare alla bandiera dell'Italia, solo che da Messico abbiamo questi che è un simbolo che parla della fondazione della città da Messico e di tutto il paese insieme. Questi sono i colori, verde, bianco e rosso, come la bandiera d'Italia. Il verde è tutta la naturalezza che c'è in Messico e il bianco è la libertà del paese e la unità del paese anche. E il rosso è tutta la sangue del eroe che ha liberato il paese dello spagnolo. Sì.
Oggi prepariamo tacos di arroz. Tacos è un cibo troppo importante da Messico, che c'è tanti tipi di tacos da Messico, e arroz è anche base della nostra cultura e della nostra forma di mangiare tutti i giorni. Qualcuno mi può dire se puoi riconoscere qualcuno ingrediente qua? Allora, fai tu prima, che puoi riconoscere qua. La fagina, il riso, il mais, la carne, fagioli, la salsa. Sì. Questo è pomodoro. È una salsa di pomodoro, anche abbiamo il manzo. Un po' di fagioli, che fagioli è troppo importante anche per la cucina messicana. Il mais, che è la nostra base. Il riso, la piadina che abbiamo qua è rappresentazione della tortilla messicana. La tortilla messicana si fa con una massa di mais. Anche abbiamo la lattuga, abbiamo un po' di verdure come le carote, la cipolla, il rosmarino. Con tutto questo facciamo il taco di arroz di oggi che vuoi preparare con me. Adesso prepariamo questo piatto e... Chi mi può dare una mano a preparare tutto? Ok. Tutti meglio. Dal Marocco e non c'è un cibo simile. È molto buono. Io vengo dall'India, forse i fagioli usano anche nel mio paese. Secondo me è il cibo più buono che abbiamo assaggiato a mensa. Vengo dall'Algeria e i fagioli si usano spesso in vari cibi che adesso non mi viene il nome. È squisito, è molto saporito e io vengo dall'Inghilterra e la carne si usa spesso nell'Inghilterra. È squisito e in Albania non ho mai mangiato una cosa del genere, strabuono. È squisito, non sapevo che era così buono. Nel mio paese, Nigeria, la carne si mangia molto spesso. È delizioso. Io vengo da Napoli, che si trova in Italia, è simile al ragù che mi faceva mia nonna. È molto buono. Mio padre viene da Santo Domingo, non ha assaggiato questo cibo. Però a volte a casa mia mi cucina una cosa simile. È buonissimo, non l'avevo mai assaggiato. Vengo dall'Albania e
Mangiamo spesso la carne, però questo piatto non l'avevo mai mangiato. Che è squisito. E vengo dall'Albania e si usa spesso la carne, ma non l'avevo mai assaggiato. È molto buono, io vengo dalla Moldavia e nella mia città si usa molto i fagioli. È buonissimo. E io vengo dall'Italia, a Parma, e mi ricorda molto il ragù che mi faceva mia nonna. Io vengo dalla Cina e la carne si usa spesso, però non mi è piaciuto questo piatto. È molto buono, si sente molto la carne. E io vengo dalla Moldavia, nel nostro paese si usa molto la carne e i fagioli. E non mi ricordo niente di che, però è molto buono. È delizioso. E io che vengo dal Paraguay in Sud America, assomiglia a un piatto, ma assomiglia al piatto del ragù, ma però più buono. Non sapevo che c'era un po' di tonno. Aspetta.